Siamo nuovamente in studio, bentornate, è la terza parte di Mattina Amica. Io partirei per la presentazione di questo ospite da questo servizio realizzato dalla nostra redazione. Solidarietà e generosità sono queste le parole messe in piazza, è proprio il caso di dire, dall'Associazione Orizzonti che ha organizzato una raccolta alimentare e una di giocattoli per rendere speciale il Natale di chi non può permettersi nemmeno la gioia di poter donare un qualcosa ai propri figli. I fondi comunque andranno per la nostra associazione per aiutarci con le nostre iniziative. Raccolta alimentare che è andata molto bene, fuori da ogni aspettativa, oltre 2 tonnellate di alimenti donati dai cittadini tranesi per questo Natale, con la speranza di poter donare anche a chi non può un sorriso, un minimo di speranza. Complementare a questa iniziativa, stiamo anche cercando di raccogliere giocattoli presso la piazza Longobardi sul villaggio di Babbo Natale, quindi chiunque voglia donare i propri giocattoli, naturalmente in buono stato, può venire lì, noi siamo presenti tutti i giorni e li raccogliamo. In tanti durante la settimana hanno donato un giocattolo, un panettone, pasta e viveri. Un atto di generosità che a molti non costa nulla, ma che per tanti concittadini che versano in difficili condizioni rappresenta un grande regalo. Un regalo gradito soprattutto a quei bambini che potranno scartare e trovare un dono sotto l'albero. Beh, devo dirvi la verità, io sono contenta di parlare di questo argomento, ma allo stesso tempo mi riempie di immensa tristezza, perché quando si parla di bambini c'è sempre una sensibilità particolare e quando si parla di povertà è ancora peggio, perché questo coinvolge non soltanto i bambini, coinvolge intere famiglie. Allora, io ho stamattina con me il presidente dell'Associazione Orizzonti, buongiorno. Buongiorno. Lui è il dottor Angelo Sì, Guariello, giusto. ecco, io lo chiamo sempre Angelo, quindi a volte Sì, con il cognome è si fa un po' giusto, un più po' di difficoltà. difficoltà. Ho detto Angelo, vieni perché io ho un programma che va in onda la mattina e parlo direttamente alle mamme, parlo direttamente alle signore e alle Alle mamme. famiglie. In questo momento, quello su cui voi vi state concentrando con una serie di altre associazioni, devo dire, del Certo. territorio, è proprio quello di raccogliere giocattoli e alcuni alimenti che poi ovviamente saranno Certo. distribuiti, consegnati. Come ha detto il vicepresidente, noi siamo parte integrante di un progetto. Io lo chiamo formativo, culturale, di cultura alla donazione. È importante oggi fare cultura perché è difficile donare, quindi occorre sensibilizzare l'opinione pubblica a questo gesto di fondamentale importanza in questa parte, diciamo, storica, molto difficile, laddove la crisi economica sta generando tessuto povero. Si stanno impoverendo sempre più famiglie, quindi vi è in sostanza una frattura della famiglia con tutte le fratture poi che genera di conseguenza. È chiaro, il papà senza lavoro, la mamma che non riesce a gestire la famiglia, il bimbo che soffre. E quindi se noi incentivassimo soprattutto questa cultura della donazione, anche attraverso queste iniziative, perché poi l'inserimento in questo villaggio, ecco, noi ringraziamo gli organizzatori che ci hanno ospitato, noi siamo partner di un gruppo di associazioni Esatto, che esatto. lottano per un fine comune, Chiaro. che è quello del solidale. Però all'interno di questo progetto vi è una cultura della donazione che parte dal regalo al bambino e quindi sensibilizziamo il bambino a donare al diciamo bambino più povero, al bambino più sofferente. Chiaro. Quindi la cultura parte dalla base, dal bambino. E probabilmente sarà molto importante che questo processo vada nelle scuole come educazione, come Chiaro. formazione. La donazione si impara da bambino.
Questo è assolutamente vero, sono d'accordo con te e comunque anche se non è un discorso che può essere insegnato, certo. io penso che ci siano poi no, delle sì. situazioni davanti a cui certo. effettivamente chi può farlo, e secondo me si può sempre fare qualcosa a riguardo, certo. Può dare una mano. Allora l'associazione, è probabile che voi troviate per strada questi Deplian, ecco chiamiamoli così, questi opuscoli, insomma decidete un po' voi come chiamarlo, il magico villaggio di Babbo Natale. Qui c'è, a parte tutto il programma, no? Quindi iniziative che sono partite, pensate, dal 6 di dicembre, c'è proprio una parte dedicata alla solidarietà per l'associazione Orizzonti, un'associazione di promozione sociale, in cui dice che essendo partner del magico villaggio di Babbo Natale per la durata di quindi tutti questi giorni è possibile ritirare i seguenti prodotti: cibo non deperibile, cibo e prodotti per bambini, quindi omogeneizzati, pannolini eccetera, e giocattoli che ovviamente devono essere integri. Non si può regalare a un bambino un giocattolo rotto, se il giocattolo è rotto lo buttate, certo. Rispettando anche lì l'ambiente. Se è un giocattolo sano con cui magari il vostro bambino non gioca più, oppure perché lo avete tenuto e messo sul mobile e lì rimane per tutto quanto il tempo, ecco, quella è una buona cosa che può essere fatta. Ora voi raccogliete sì. tutto quello che le persone vi portano. Sì. Che cosa succede? Come si passa effettivamente poi alla fase operativa? Sì. Quello che secondo me rende titubante nel discorso della donazione, purtroppo questo è anche, Angelo, il risultato dei tempi. Sì, sì, assolutamente sì. Ma sarà vero? Sarà vero? Chi si occupa sì. di questo? Se le persone invece vedessero concretamente il loro sforzo premiato effettivamente, probabilmente ci sarebbe un incentivo in più a donare. Mary, quello che dici è perfetto, cioè il gap, la difficoltà nella donazione sta nel deficit di trasparenza, laddove le associazioni dovrebbero anche capire in questo momento di difficoltà, laddove l'euro donato è un peso anche per chi lo dona, chiaro. Dovrebbero imparare a tracciare la filiera di quell'euro, affinché il donatore sia ancora più incentivato a donarne uno, ma probabilmente anche due, se lo scopo finale, oltre a essere giusto, ma viene intercettato. Esatto. Perché io devo sapere dove va a finire il mio pacco di pasta. Ecco, forse qui ancora, guarda, io farei un'ulteriore differenziazione, perché il risultato delle donazioni di, per esempio, alimenti ottiene un grandissimo successo. Perché? Perché le persone, nell'immaginario collettivo, il fatto che ci siano i soldi di mezzo rendono questa cosa già di per sé sporca. Ed è così, nel senso che sì. proprio a livello mentale, quando si parla di soldi, è sempre un argomento che fa sì, ritrarre sì. le è persone. Vero, è vero. Allora magari fare la spesa e prendere un pacco di pasta, magari si spende anche di più di quello che si certo, ha intenzione certo, di donare, certo. però il fatto che tu dai un pacco di pasta, dei pelati, un pacco di pannolini, delle, certo. È come se ti desse la certezza che quello immateriale certo. che va veramente poi... Ma certo, che costruisce la famiglia, bravo. Cioè nel senso bravo. Poi... bello del termine, con la F maiuscola, bravo. Io so che quello servirà sicuramente alla famiglia. Bravissimo, bravissimo. Mentre parlando di soldi uno diventa un attimino più restio. Questo è lo scopo, Mary, della nostra associazione. Noi ci siamo specializzati e dedicati al food, quindi all'alimento, al non alimento, quindi all'igiene domestica, all'igiene intima, ma anche al farmaco, e quindi globalizzando poi quelle che sono le richieste della famiglia. Perché poi attraverso questo la famiglia riesce ad acquisire un maggior agio. Quindi ciò che mi serve per comprare io ce l'ho attraverso gli alimenti. Ecco. Quindi ho la percezione chiara e reale di quello bravo. Che serve. Bravo, oh. bravo. Ecco. Quindi facciamo capirlo a casa alle nostre amiche, che così magari fanno uno sforzo in più. Forza, si può sempre fare qualcosa riguardo. Certo. Sempre. Che cosa, non cosa,
come poi voi vi occupate della distribuzione di questi. Certo. Tu allora, mi hai detto, mentre parlavamo che prendevamo il caffè, mi hai dato un dato. Sì, io partirei da quel dato, partirei da quel dato. L'associazione è a Trani, però evidentemente proprio perché ha una serie di altre associazioni con cui condivide gli scopi, si occupa facciamo, un po' di tutto il territorio. Facciamo rete, e costruiremo una rete solidale che è nella fase di progettazione, poi diventerà attuativa. Ma perché? Perché evidentemente vi è un'emergenza sociale. Quale emergenza? Sono troppi poveri. Stanno aumentando non tanto le povertà stratificate che rimangono costanti, ma stanno aumentando i nuovi poveri. Sarebbero le famiglie medio-borghesi di ieri che ora raggiungono un livello di povertà. Oggi i dati nazionali, voglio inserire quelli nazionali per poi passare a quelli provinciali. Il dato nazionale è sconfortante. Un italiano su due, quindi il 50-51%, arriva a fine mese con difficoltà, però ci arriva. Il 36% arriva alla terza settimana, il 13% alla seconda. Ecco, questa è la povertà non relativa, ma assoluta. Cioè, gente che non può mangiare, ma di più. Gente che non può neanche curarsi, questa è la cosa più grave. Il diritto fondamentale all'alimentazione, alla salute, vengono completamente defraudati. Sono d'accordo. E quindi questa è un'emergenza sociale. Allora, in questa emergenza si inserisce il dato provinciale. Circa 4.000 famiglie, circa intorno ai 12.000 abitanti. Che 12.000 abitanti è un paese. È un paese. Noi ci siamo inseriti, tuffati in questo territorio, assolutamente franato, nel tentativo di arginare questo fenomeno facendo rete. In che modo? Intercettiamo tutto ciò che esce dal circuito commerciale per difetti di filiera, perché prossimo alla scadenza ma ancora edibile, ancora buono, quindi attraverso delle leggi che lo Stato ci consente, quindi l'industria, noi abbiamo parecchi partner, partner storici di cui mi permetto, ma per il loro grosso spirito solidale, e Mega Mark, il gruppo Casillo Accorato, FAS Spa Accorato stesso, il gruppo Maffei qui a Barletta, che hanno intenzione di creare questa rete di donazione. Noi intercettiamo, quindi noi siamo l'incubatore che riceve e poi ci convenzioniamo con istituti di beneficenza, tipo la Caritas locale o le parrocchie, oppure istituti di beneficenza, quindi reti di front office che quindi fanno ovviamente rete con il territorio. Quindi Angelo, voi raccogliete tutto questo con l'intenzione di queste grandi aziende del territorio che hai nominato e che sono disponibili a collaborare. Tra l'altro loro potrebbero farlo anche riccamente perché hanno delle produzioni vaste nel campo dell'alimentazione, quindi non parliamo solo della farina, parliamo di farina, pasta, olio, pelati, insomma, quindi degli alimenti che possono essere utilizzati da chiunque. Voi prendete questa roba e in contatto poi con associazioni del territorio che si occupano proprio di questo, come di la dismissione, casa, mi viene in mente la chiesa di San Giuseppe, assolutamente, per esempio, assolutamente. Che è proprio a due passi da casa, perché ce l'ho proprio presente, insomma, io ho visto Don Mimmo, il gruppo di Don Mimmo. Io ho un'amicizia molto bella, fraterna, con Lorenzo Chieppa, il cavaliere Chieppa, che è anche il carissimo coordinatore amico della Caritas Barlettana, su mandato di Sua Eccellenza il Monsignor Picchieri. Lorenzo, mio carissimo amico. E quindi lui sta dicendo: Angelo, abbiamo tante difficoltà
entriamo in collaborazione fraterna. Bravo. Quello che ci occorre, noi, io ho detto Lorenzo, te lo diamo. Certo. Ecco il front office. Certo. Loro hanno il rapporto privilegiato perché hanno il contatto diretto con quella cassaforte psicodinamica che è il povero, che non può essere defraudata, quindi chiaro. Quello è un altro meccanismo importante. Noi siamo l'intermediario che dona. Vogliamo dire però, Angelo, che, e questa è una cosa secondo me molto importante, che non è un discorso che si fa soltanto attraverso la Chiesa, ma che anche associazioni laiche possono collaborare e allo stesso no, perché sai che in questo momento, tra l'altro, di multirazzialità, noi sappiamo insomma tutta una serie di problematiche sì, che abbiamo. Tutte le istituzioni laiche, ecco, tutte, quindi, dalla prima all'ultima. Quindi non è un discorso, diciamo, mi sembra giusto dirlo, perché magari chi è a casa... La povertà è dell'uomo, non è dell'etichetta. Bravo, quindi mi è piaciuto molto insomma il discorso che ha sottolineato di Lorenzo Chieppa. Io, Lorenzo, davvero un amico, ma veramente un amico di vecchissima data, persona squisitissima, ecco, la fratellanza è quello che va al di là della compassione, perché anche fare un gesto di questo genere, se si è mossi dalla compassione, secondo me non si è mossi neanche dal giusto sentimento. Mary, la parola che mi ha colpito e che mi ha veramente avvolto il cuore di Lorenzo è il suo aforisma: amo i deboli. Che non c'entra niente, non c'entra con la compassione, con la ecco. C'entra con l'amore, il voler fare, l'amore, bravo, c'entra con il voler fare qualcosa per qualcuno. In più, Mary, noi abbiamo anche adottato, poi al di là dell'intermediazione con le istituzioni benefiche, laiche e cristiane, ecco, e così. E cattoliche. E cattoliche. Mi piace sottolineare il cristianesimo cattolico romano apostolico, che quello che c'ho nel cuore, però come dire, la donazione è aperta a tutti e deve essere aperta a tutti, perché la povertà è dell'uomo. Accanto a questo, noi abbiamo adottato anche 60 famiglie, circa 60 famiglie, quindi abbiamo poi la dismissione diretta del prodotto. Bene, ecco. Bene. Noi facciamo poi anche porta a porta. Bene. E il discorso poi della famiglia adottata è un po' più particolare, perché devi entrare in quella cassaforte, come ci dicevamo. Chiaro. Non sempre le famiglie ti accettano. Quindi devi guadagnarti la fiducia. Ecco, magari si può anche chiedere, perché no, lanciamolo, Angela, questa è un'idea, si può anche chiedere a qualcuno che in questi giorni ha un po' di tempo libero, senza essere parte necessariamente integrante delle varie associazioni, di venire a dare una mano. Ma come essere no? Lì e dire: io posso essere qui a raccogliere le persone un'ora al giorno, due ore al giorno. Mi illumini ulteriormente tu, sai perché, Mary? Perché purtroppo l'associazionismo difetta di volontario, ecco. Di volontariato. Noi vorremmo senza fare una campagna. Senza essere esatto, no, coinvolti più di tanto. Però magari uno dice: voglio mettere un po' del mio tempo. Una banca senza ore. Nessun, bravo, senza nessun condizionamento, ore. Senza essere no. Necessariamente iscritto, e dire: guarda, io lo voglio fare, sì, sì. Posso accompagnarvi, essere qui con voi, magari mettere a disposizione uno il mio non mezzo, lo fa per l'associazione, bravo, lo fa per la causa. Cose. Fantastico, bene, sono molto contenta. Queste sono le cose che dovrebbero essere sposate appieno sul territorio, secondo me, ma io non ho molta voce. Grazie. Il capitolo non è riguardo. Vero. Angelo, io ti ringrazio davvero tanto. Grazie, Mary. Grazie a te e a Amica 9 e a tutta la redazione. Sempre a disposizione per queste grazie. Cose. Quando si tratta di aiuto, non è la compassione quella che ci può tirar fuori da questa situazione, ma è il pensiero di dire: che cosa posso fare io a riguardo? L'amore. E c'è sempre qualcosa che può essere fatta a riguardo. Con questo messaggio vi invito. Allora, il villaggio, il magico villaggio di Babbo Natale è a Trani. In Piazza Longobardi, Piazza Longobardi, ex Piazza del Pesce. Ex Piazza del Pesce, giusto per intenderci. Fino al 6 gennaio. Fino al 6 gennaio, quindi se voi avete giocattoli, volete donare cibo, non, mi raccomando, non deperibile, perché altrimenti non avrebbe proprio senso. Voi andate lì mattina, pomeriggio. Abbiamo un desk, e sera, abbiamo un desk sono, con del esatto, personale. Con del personale a disposizione, lo lasciate, ringraziate e avrete dato il vostro contributo. Niente soldi per ora, poi se uno può, perché no.
Io vi auguro un buon Natale, davvero uguale, di tutto cuore. Uguale. Io ci sarò, verrò, grazie. Perché posso fare una bella raccolta di giocattoli. Grazie. Belli, belli, belli. Così faccio due cose utili, anche faccio una cosa bella per me e per i bambini, e per i bambini a cui poveri. Andranno questi giocattoli. E invece con voi, cari amiche, andate. Andate, mettetevi in macchina, siete di Barletta, fatevi una passeggiata. Sabato, domenica, preparate un bel bustone, vi fate una bella passeggiata, andate a Trani, che è una bellissima città, e fate anche voi qualcosa di buono. Allora, è tutto per questa mattina, è tutto per questa settimana. In realtà l'appuntamento con me è a lunedì, perché noi saremo con voi fino alle 24 di dicembre. Mi raccomando, non mancate, avremo altri ospiti, altri argomenti, altre chiacchiere. Per ora vi auguro un buon weekend, arrivederci e buon fine settimana. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sun. Sunshine.